Come gerarchizzare le notizie? È questa la domanda che ha impressionato la mia partecipazione al workshop intitolato Il mestiere del giornalista radiofonico, che si è tenuto tra settembre e ottobre a Ferrara all'università e che aveva per docente Giorgio Zanchini, prestigioso e stimabile conduttore della trasmissione radio Anch'io. Ci ha fatto una domanda: come gerarchizzare le notizie? La sua risposta e il suo consiglio. Gerarchizzate le notizie attenendovi all'impaginazione dei quotidiani. Può essere un consiglio valido se io devo preparare una trasmissione come radio Anch'io, ma se io devo fare delle scelte, dove vivere, in quale città, in quale nazione? Capire dove aprire la mia attività, sondare dov'è che ci possono essere delle criminalità che a me non piacciono, non mi vanno, le voglio evitare. Operare delle scelte che possono avere un peso politico un pochino più approfondito del mero esercizio del voto. In tutti questi casi, il frame, il taglio delle notizie che mi propongono i quotidiani mi è utile? Se i quotidiani mainstream dimostrano a più riprese di essere talmente spaventati dalla realtà da non riuscire ad analizzarla in modo congruo, allora è normale che perdano fiducia, prestigio, considerazione, eccetera, eccetera, eccetera. In sintesi, se voglio che l'informazione mi sia utile, devo gerarchizzarla a modo mio. Altrimenti è utile a qualcun altro. Quindi una bella domanda da porsi è: le redazioni dei giornali confezionano ogni giorno la gerarchia delle notizie. Secondo l'utilità di chi? Per il vantaggio di che cosa? Questo libro qui si chiama Leggere cosa e come: il giornalismo e l'informazione culturale nell'era della rete, scritto da Giorgio Zanchini. A pagina 58 lo dice che la rivoluzione digitale ha messo in discussione la figura del mediatore, del filtro, di chi dovrebbe avere il ruolo di aiutarci a scegliere. Ma io come faccio a valutare se un filtro è buono? Il filtro, il mediatore, il giornalista, deve far passare le notizie che mi servono e tenere da qualche altra parte le notizie che mi fanno perdere tempo. Beh, quanti, osservando i notiziari negli ultimi anni, hanno l'impressione che il filtro sia montato a rovescio? Oxford Analytica è un think tank che si occupa di analisi globale. Nel loro daily brief hanno un motto: Actionable Intelligence, Not News. A sottolineare una differenza, un gap che si è creato nel tempo tra il concetto di notizia e quello di informazione. L'informazione mi porta ad agire, è qualcosa che mi serve per agire. La notizia ha a che fare con l'intrattenimento. L'informazione ti muove, la notizia ti intrattiene.